Bella raga, oggi sono qui in veste di me stesso, non sto facendo il manager in questo ultimissimo episodio della carriera allenatore manager con l'Inter, perché potrebbe appunto non essere l'ultimo episodio della carriera allenatore manager, potrebbe essere un nuovo inizio che avete scelto voi naturalmente con i commenti sotto l'episodio precedente dove vi chiedevo di cambiare squadra. Sono qui tra l'altro con il green screen dietro, ho deciso di non mettere nulla, di non mettere nessuno sfondo perché vi devo annunciare una cosa importante. Perché prima di tutto non l'ho voluto mettere perché sono mesi che andate avanti a dire: ah, caspita, hai voluto mettere uno sfondo da ricco, vuoi dimostrare che sei ricco, vuoi dimostrare che è una casa gigantesca, una casa moderna, bellissima. Io non voglio dimostrare niente, ragazzi, io voglio semplicemente entrare nella parte e immedesimarmi appunto nel manager di questa squadra. Non voglio assolutamente dimostrare di essere ricco, povero o sti cazzi, ecco, sinceramente. Quindi io spero semplicemente di darvi quell'emozione, quello che provo io nel montare, nel registrare, nell'editare ciò che faccio per tutti voi. Voglio anticiparvi che oggi ci sarà una cronaca speciale, oggi ci sarà con noi Bomber Ciaciu, sì, lo stesso Bomber Ciaciu che trovate con il mutandone bomberone nella carriera allenatore YouTubers, oggi sarà il nostro cronista, il nostro telecronista sportivo, e quindi è molto professionale questa finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain, perché ragazzi ci sarà appunto una cronaca dedicata come succede nelle partite reali. Dallo stadio Wanda Metropolitano, Paris Saint-Germain Inter, benvenuti alla finale di Champions League 2017-2018. Una grande partita fra due delle migliori squadre in Europa. Due squadre hanno fatto un grandissimo percorso, l'Inter ha fermato l'Atletico Madrid in semifinale, mentre il Paris Saint-Germain ha eliminato il Manchester United. Ecco la coppa dalle grandi orecchie, pronta a essere sollevata dal capitano di una delle due squadre. Intanto Quincy Promise addirittura debutterà come giocatore nel Paris Saint-Germain proprio nella finale. Ed ecco i giocatori che vengono inquadrati durante l'inno della Champions League. E insomma, sarà una partita sicuramente di grande emozione, di grande brivido, tifosi che cercano, che soffrono da ambe le parti, e quindi vedremo quel che succederà. Giocatori che si scambiano la mano all'inizio della partita, come da tradizione. Da un lato abbiamo insomma Icardi, il principale attaccante della squadra dell'Inter, e dall'altra parte insomma niente poco di meno che Neymar, quindi vedremo chi avrà la meglio dei due. Vengono inquadrati anche naturalmente entrambi gli allenatori. La Paris Saint-Germain ha in porta Trapp, difesa con Meunier, Marquinhos, Manolas e Gaia. A centrocampo Verratti, Kvyat e Rabiot, e in attacco Guedes, Promise e Neymar, il tridente, quindi 4-3-3 per il Paris Saint-Germain. Vediamo come risponde invece l'Inter, con in porta Handanovic, e adesso quindi parte la partita. Ma si parte con Di Maria, Bakayoko, verso Torreira, Barreca, Bakayoko, all'indietro per Skriniar, Jimenez, Torreira, Barreca, attenzione sulla sinistra, viene anticipato, riprende il pallone, Torreira, Pastore, Skriniar, attenzione Pastore, subito la conclusione alta, e quindi Inter vicinissima al vantaggio al quarto minuto, conclusione alta sopra lo specchio della porta. Si dispera l'allenatore dell'Inter, che pensava di passare subito in vantaggio. Il rinvio da parte di Trapp, il colpo di testa dell'Inter, riparte il Paris Saint-Germain con Gaia, poi Verratti verso Guedes si gira, Rabiot, attenzione indietro per Marquinhos,
sulla destra sbaglia Marquinhos, riparte l'Inter con Perisic. Perisic, il varco per Torreira. Icardi. Icardi, attenzione, fallo, no, l'arbitro dice tutto regolare, quindi riparte il Paris Saint Germain, attenzione al varco per Promis. Promis, si allunga il pallone, si gira, entra in area, il cross in mezzo e la palla in rete, incredibile. Alla prima occasione sbaglia il difensore dell'Inter, sbaglia a controllare Neymar e Neymar insacca la palla in rete sulla cross di Promis. E quindi al decimo minuto, Paris Saint-Germain 1, Inter 0, si sblocca la finale di Champions League. Eccolo qua il gol, rivediamo, il gol di Neymar che anticipa nettamente il difensore dell'Inter. E dunque i tifosi francesi cominciano a sperare. Riparte l'Inter con Icardi, poi il varco per Perisic, ancora Perisic, Icardi, doppio scambio fra i due e ora tocca alla Paris Saint-Germain ripartire. Con Guedes il varco per Promis. Promis, attenzione, va giù ed è calcio di punizione per il Paris Saint-Germain che vuole subito chiudere la partita e mettere in condizione la squadra di segnare il 2-0. Neymar, la punizione, alta. Una gara molto molto equilibrata con entrambe le squadre, insomma, che possono far gol, non c'è una squadra che domina sull'altra, probabilmente una finale, quindi è normale che sia così. Torreira, Perisic, vediamo l'Inter come reagisce al gol subito. Bakayoko, Bakayoko si gira, il varco per Di Maria. Di Maria, attenzione, sbaglia il tocco, sbaglia il passaggio di Ferrato Verratti che a sua volta sbaglia, quindi insomma errore da ambe le parti. Bakayoko, Pastore, 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 attenzione, Icardi, il tiro e la parata centrale di Trapp. 20 minuti sul cronometro, sempre 1-0 per il Paris Saint-Germain. Rabiot, Guedes, all'indietro per Meunier, poi Promis. Guedes, attenzione, area di rigore, Guedes, Guedes si gira in mezzo, grande azione di Paris Saint-Germain, il tiro di Guedes e la parata di Handanovic. Skriniar, tocca ora all'Inter che sbaglia, ma Skriniar riprende il pallone con la forza. Pastore, Pastore, il varco per Icardi. Di Maria, attenzione, sulla destra, occasione per l'Inter, Di Maria, Di Maria si gira, la mette dentro, ma il pallone non passa e dunque può ripartire il Paris Saint-Germain con Verratti. Verratti, poi Guedes, Guedes, Rabiot, Sky, lo scambio di due non funziona, l'Inter può ripartire con Perisic che viene a sua volta fermato. C'è veramente una grande lotta a centrocampo, vedete anche qui errori da ambe le parti. Una gara molto molto equilibrata, la finta tra l'altro del giocatore del Paris Saint-Germain sulla rimessa laterale. Attenzione, Rabiot, Guedes, Guedes, la conclusione abbastanza morbida para Handanovic. Skriniar sbaglia, attenzione, è già la seconda volta che Skriniar non controlla e dunque Guedes con la forza, poi attenzione, si gira verso Promis, Promis in mezzo per Verratti. Verratti, il passaggio non va e quindi può ripartire l'Inter con Icardi. Icardi viene fermato senza fallo. Rabiot, Guedes, attenzione, a sua volta fermato. Riparte l'Inter con Bakayoko, Pastore, Icardi, Di Maria, Icardi, Di Maria, scambio tra i due, Bakayoko, Di Maria, attenzione verso Icardi. Icardi, 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 in mezzo per Perisic, il tiro di Perisic e Trapp la mette in calcio d'angolo. Angolo per l'Inter, Di Maria, parte il cross, palla viene respinta, Torreira, Torreira in mezzo per Pastore, Pastore si gira verso Icardi, non gli permettono il tiro. Rabiot, Krikoviak, Pastore, Icardi. Il Paris Saint-Germain può ripartire con Rabiot. Poi Guedes sulla destra per Promis. Attenzione, viene fermato da Barreca. Sta per terminare il primo tempo, sempre 1-0 per il Paris Saint-Germain. Decide il gol di Neymar. Bakayoko. Bakayoko, il passaggio verso Pastore. Sulla sinistra per Perisic.
poi Barreca che va sulla fascia sinistra, Barreca accelera, Barreca, attenzione, Barreca, area di rigore, parte il cross e ancora la difesa del Paris Saint-Germain la meglio. Torreira, Torreira, Di Maria, Di Maria, il cross al centro e niente da fare, spazza via la difesa del Paris Saint-Germain che può addirittura ripartire con Promise, attenzione, Promise, contropiede del Paris Saint-Germain, Promise, area di rigore, che numero di Promise, parte il cross per Neymar e riesce a salvarsi l'Inter. E dunque termina qui il primo tempo, 1-0 per il Paris Saint-Germain. E ripartiamo con il secondo tempo dall'1-0 per il Paris Saint-Germain. Manolas, Rabiot, Guedes, sulla destra per Promise. Promise si gira verso Meunier, Meunier, poi Rabiot sbaglia il passaggio verso fuori gioco, quindi calcio di punizione per l'Inter. Jiménez, Barreca, Torreira, Pastore, Pastore, attenzione, non controlla, che errore di Pastore, Guedes, Krikoviak, Guedes, Verratti, Neymar, Neymar, al rigore, Neymar si gira, Neymar viene fermato, riparte l'Inter con Gomez, attenzione Gomez che è molto veloce sulla fascia e accelera in continuazione, attenzione che cavalcata di Gomez, Gomez si gira, Gomez il varco per Icardi, poi Di Maria, Di Maria, Perisic, Perisic, Ivan, Perisic, 1-1 e l'Inter pareggia nella finale di Champions League. Il Paris Saint-Germain deve rifare tutto da capo, è 1-1, una gara molto equilibrata e dimostra anche il risultato. Al 53esimo l'Inter pareggia, bellissima azione di ripartenza con scambi fra Di Maria, Icardi, Pastore che libera Perisic che segna e batte trap, 1-1 tra Paris Saint-Germain e Inter. Vedremo ora la reazione del Paris Saint-Germain che dovrà naturalmente rifare, tanto per Perisic il quinto gol in Champions League. E ora la ripartenza del Paris Saint-Germain. Manolas, Rabiot. Viene subito fermato, attenzione perché ora c'è una reazione anche psicologica, l'Inter naturalmente ha pareggiato, il Paris Saint-Germain ha subito un contraccolpo psicologico e quindi è probabile che l'Inter prenda mano il gioco. Ecco ancora errore, Barreca accelera, Barreca, Barreca accelera l'Inter, Barreca area di rigore, Barreca, Barreca va giù, tutto regolare e può ripartire il Paris Saint-Germain con trap, poi Meunier sulla destra per Promise, poi Guedes, accelera Guedes, attenzione Guedes si rigira in mezzo per Promise, per Rabiot, Verratti, Neymar, Neymar, Andanovic esce e para, ferma il tiro di Neymar. Jiménez, Gomez, Gomez, attenzione, ancora la sua cavalcata pazzesca, Di Maria, Di Maria accelera sulla fascia, Di Maria, attenzione, ancora Di Maria viene fermato, esagera un po' troppo con le finte e Verratti la manda in avanti, che passaggio adesso Neymar di Verratti, Neymar, Neymar, ora tocca al Paris Saint-Germain di questa meravigliosa partita. Neymar, Neymar, attenzione, la mette, prova a metterla in mezzo, viene fermato ed è fallo, quindi calcio di punizione per il Paris Saint-Germain. E intanto c'è un cambio nei francesi, entra Draxler ed esce Promise. Punizione per il Paris Saint-Germain. Neymar, Krikoviak. Poi Neymar, Neymar, attenzione, Guedes viene fermato, l'Inter può ripartire con Bakayoko, Pastore che è un po' stanchino, Bakayoko, attenzione, Pastore, e meno male che era stanco perché attenzione Icardi, è solo contro il portiere, Icardi, Icardi, Mauro, Icardi, 2-1, l'Inter ribalta il risultato e va in vantaggio, meno male che Pastore era stanco perché ha fatto l'assist decisivo per mandare Icardi solo contro il portiere e l'ha battuto con grande freddezza. E dunque al 70esimo Paris Saint-Germain 1 Inter 2 e l'Inter ora è avanti, mette la freccia e adesso il Paris Saint-Germain ha 20 minuti per mandare la gara ai tempi supplementari. Bellissimo tiro di Icardi che insomma non è mai facile essere soli contro il portiere, ci vuole grande freddezza. Marquinhos, Krikoviak, Verratti, Guedes, Guedes, attenzione, Verratti, Guedes,
ancora Gödes, mamma mia, subito il Paris Saint-Germain reagisce, Gödes, Neymar, Neymar, si rigira Neymar, Rabiot, il tiro di Rabiot, ma abbastanza comodo per andare. Pastore, vediamo se l'Inter prova ad approfittarne, un po' troppo frettoloso, l'Inter deve cercare di tenere palla perché sono in vantaggio per 2-1 e non vanno sprecati questi palloni, sarà furioso l'allenatore dell'Inter. Infatti qui è Neymar, subito ne approfitta dell'errore dell'Inter e Handanovic riesce a prenderla. Gödes, attenzione, Gödes viene fermato, dovrebbe essere calcio d'angolo. Da quell'errore di Pastore cosa è scaturito? Neymar verso il passaggio corto, Neymar, Verratti, Gödes, Verratti, poi Krikoviak, attenzione, Meunier, il tiro di Meunier, Handanovic, attenzione, mamma mia, prima Handanovic e poi la difensore dell'Inter, sarà calcio d'angolo per il Paris Saint-Germain che non vuole assolutamente mollare. Rabiot, parte il cross, colpo di testa respinto, ancora Krikoviak, poi Verratti, che confusione. Gomez, attenzione alla ripartenza dell'Inter, Pastore, non c'è nessuno e Perisic la può chiudere, Perisic, il tiro e tra l'altro la mette in calcio d'angolo, che occasione per l'Inter per chiudere la partita, mamma mia, calcio d'angolo, parte il cross, attenzione e calcio di rigore per l'Inter, incredibile, fallo di mano probabilmente in area e l'Inter ora la può chiudere davvero, fallo di Marquinhos e calcio di rigore per l'Inter, vediamo qual è il successo. Sì, la presa col pugno, incredibile, mamma mia, che errore di Marquinhos. Icardi contro Trapp, parte Icardi, tiro Mauro, Icardi, 3-1 per l'Inter e ora sarà davvero dura per i francesi, sarà solamente un miracolo ormai a salvare il Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain 1 Inter 3, che partita dell'Inter ha approfittato di tutti i momenti, degli episodi che gli ha concesso il Paris Saint-Germain per colpire per la terza volta e ora il Paris Saint-Germain deve tentare il tutto per tutto per magari fare due gol negli ultimi 5 minuti di partita e insomma, diventa abbastanza complicato. Rabiot, Gézé, Rabiot, Manolas, Gödes, attenzione Gödes, Draxler viene fermato da Perisic che riparte ancora l'Inter che ormai ha grandi spazi e grandi praterie, viene fermato Perisic e l'Inter non vuole tenere palla e qui è un errore veramente tecnico, un errore tattico soprattutto perché insomma, l'Inter deve cercare di tenere palla, è in vantaggio di due gol eppure non la tiene ancora una volta, vedete che continua a sbagliare. Kimpembe, il varco in avanti verso Gödes anticipato, sicuramente non sarà contento l'allenatore dell'Inter, almeno della gestione del pallone negli ultimi minuti del risultato. Chiaramente sì, perché la gara sta per finire, l'Inter sta per diventare campione d'Europa 2017-2018. La palla viene respinta, attenzione, finisce qui! L'Inter è campione d'Europa 2017-2018 e ora abbiamo come sempre nel calcio le due facce della medaglia, da un lato le lacrime di commozione di gioia e dall'altro le lacrime per aver perso la finale, ma anche questo è il bello del calcio, purtroppo anche le sconfitte ci sono e dalle sconfitte si riesce insomma a imparare e a trarre grandi insegnamenti. E dunque termina qui la partita, ora avremo i festeggiamenti dell'Inter, della squadra di Milano nero-azzurra che tra poco alzerà la coppa al cielo grazie al capitano Mauro Icardi e qui la consegna delle medaglie e dunque tra poco tutti pronti per questo grande momento che tutti i tifosi insomma sognano, il loro capitano che alza la coppa al cielo e dunque eccolo qui il capitano Mauro Icardi che è pronto, attenzione Icardi e la solleva al cielo, l'Inter è campione d'Europa, complimenti vivissimi alla squadra nero-azzurra e al suo allenatore che li ha portati a ottenere questo importantissimo risultato. Ora naturalmente tutti i festeggiamenti ci saranno il passaggio di coppa di mano in mano a tutti i giocatori, il cammino no? Lungo lo stadio sotto la curva della propria squadra
E dunque, su queste immagini io vi saluto, un saluto da Bomber Ciaci e grazie per averci seguito. E con questa coppa arriva finalmente il triplete. La carriera allenatore manager finisce qui. E proprio per questo, come vedete in questo sfondo, ho preso una decisione importante, una decisione che ho condiviso con tutti voi, perché c'era un sondaggio nella sezione community del canale B4 dove avete scelto il futuro di questa serie, ovvero metterla da parte, terminarla qui ed iniziarne una nuova. Quindi la mia decisione importante sarà venerdì, il prossimo venerdì ci sarà un episodio con questa miniatura dove vi spiegherò la nuova serie del canale. Una serie molto particolare, una serie unica che per la prima volta comparirà all'interno di YouTube Italia, come del resto è successo con gli episodi, con le serie precedenti riguardanti il canale B Quadro. Cercherò anche questa volta di sorprendervi come è sempre stato. Quindi ragazzi, vi consiglio di guardare l'episodio di venerdì, che sarà dedicato alla nuova serie, che sarà dedicato anche al futuro del canale. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a seguirmi e se vi è piaciuta questa serie lasciate un like a questa puntata.